La morte di papà certamente ha lasciato un momento di angoscia e martedì purtroppo in sala di rianimazione le cose si sono complicate e è un po' difficile questo. E lei è la mia mamma. Ai miei occhi è stata la donna perfetta. È proprio vero, quando una cosa ce l'hai, la dovresti apprezzare di più. Era bello mio marito. Troppo, e non c'è più. Che dobbiamo fare? I sacrifici. In che anno noi ci siamo conosciuti? Sai che non mi ricordo l'anno. Nel 62, nel 63 ci siamo sposati, a gennaio del 63. A dicembre del 63 è nato il primo figlio, purtroppo morto. Ecco, adesso finalmente ti lascio andare e racconti la verità, ti devo dire morto. E noi una gran sofferenza perché il figlio era un sogno infinito, no? E l'avevamo chiamato Rocco. Rocco. Quando era molto piccolo, si parla di quando aveva 13 mesi, ha avuto quello che in gergo medico chiamano shock metabolico grave, a cui è seguito uno shock settico. È rimasto sospeso, diciamo, tra la vita e la morte per un periodo breve. Le maggiori probabilità era che non superasse quella crisi. E lui rientra in quella minima percentuale di bambini che hanno superato senza danni. Papà mi ha insegnato soprattutto il rispetto per gli altri, il rispetto altrui, l'onestà. Papà come ci è riuscito, spero di poterlo fare anche con i miei figli. Non è qui con noi, non è possibile averla qui con noi, però sicuramente mi porto i guanti e il cuscinetto di quando mamma si è sposata. Dico sempre, lui ha sfidato la morte e l'ha vinta alla fine. Oggi parliamo un po' di cose tristi, però anche di cose belle. Ormai ci ricordiamo così la vita. Attenzione, cani d'arrivo! Buongiorno! Manuel!